Buon pomeriggio, gentili lettori e gentili lettrici di Oran.net. Siamo giunti alla 29ª puntata di Tripla Doppia by Oran.net con il direttore Fabrizio Noto e, come potete già intravedere, un ricchissimo parterre de rois, perché prima di tutto abbiamo come nostro ospite per la seconda volta nel giro di quasi un annetto Flavio Tranquillo. Buonasera Flavio. Buonasera a voi. E come potete ben capire, stiamo portando avanti una serie di interviste con personaggi di primissimo piano del nostro basket, coach, direttori sportivi, non solo basket, che sto conducendo da giovedì, ogni giovedì con la supervisor di Nicola Tolomei, per cercare di capire come può ripartire. Però noi oggi, insieme alla redazione, come voi potete ben vedere, sono sempre i miei compagni di viaggio, diciamo usuali, faremo una puntata, grazie a Flavio, come è tradizione di Tripla Doppia, dove si parlerà solo di basket tendenzialmente. Poi dopo lascio la vostra libera capacità di coinvolgere Flavio, che non è solamente il miglior giornalista italiano oggi di pallacanestro, ma come voi ben sapete è anche un saggista. Colgo la circostanza per farti ancora i miei complimenti per Time Out, che è qualcosa che io ho decisamente apprezzato e anche, devo dire, con una grandissima ammirazione. Bene, allora, intanto vado a presentare la mia squadra, Giuseppe Pep Malaguti da Padova. Ciao, ciao Giuseppe. Buonasera a tutti, un saluto a Flavio in particolare. Ciao. Lucio Pizzi da Pertusella, qual è da quello che Caronno, da Caronno, per la presentazione non mi viene, non c'è da fare. Cristiano Garbin. Buonasera Flavio. Buonasera. Cristiano Garbin, vai. Ciao a tutti, ciao. Ritmo, ritmo. Luca Cipriani dalla Biancorossa da Toscana di Pistoia. Buonasera a tutti. E coach Gab Marini da Roma come me, quindi buonasera Gab. Buonasera direttore, buonasera a tutti, al nostro ospite ben trovato. Bene Flavio, allora cominciamo da temi forti. Allora, cosa ti ha spinto a diventare il radiocronista di Radio Prespanda nel lontano, credo, 1981? Tre. Ah, tre, 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 tre. vai. Mi ha spinto il Campo Olimpia, dove, diciamo, eccellevo diversamente come giocatore e talmente poco eccellevo che la comunità ha detto: "Ma guarda che secondo me tu sei un grande arbitro", che era un modo di dirmi qualcosa. E per grande arbitro intendevamo uno che potesse stare lì e fischiare a caso qualcosa, perché nessuno voleva farlo e soprattutto avrei fatto meno danni che non giocando. A questo Campo Olimpia, un sabato, organizzano un torneo che coinvolge due oratori vicini, uno Santi Patroni d'Italia e l'altro San Curato d'Ars. Nella formazione del San Curato d'Ars, prima della partita, come ben sapete, c'è la chiama, l'arbitro dice il cognome e al cognome Buffa uno risponde Federico Sette. Io chiedo: "Ma Federico Buffa, quello che scrive su Superbasket?" Probabilmente uno dei tre che leggeva gli articoli di Buffa su Superbasket all'epoca, e da lì è quello il motivo per cui ho iniziato a seguire l'Olimpia. In più, io all'epoca ero, sottolineo, all'epoca ero un tifoso dell'Olimpia. Adesso. Buffa invece era un tifoso della Pallacanestro Milano Xerox Mobil 4, prestato a fare la cronaca dell'Olimpia. Buffa va in America. Buffa va in Con Shakyura. Esatto, Buffa va in America e dice: "Mi tieni il posto per un mese?" Io gli dico di sì. Quando torno, poi ha la bontà di tenermi lì a dire quattro scemenze durante la radiocronaca. The rest is history. Poi dopo Radio Peter's Flowers, Nova Non Radio, c'era già più Buffa. beh sì, certo. Quindi però poi il grande salto è perché poi divieni responsabile degli sport americani in Mediaset, quindi insomma avevi già fatto vedere che qualcosina eri in grado di fare. Cioè,
Ma sì, insomma, diciamo che gli sport americani all'epoca non avevano, come posso dire, esattamente la stessa rilevanza che hanno oggi, quindi responsabile degli sport americani significa uno che spostava dei nastri da una sala all'altra, oggettivamente era così, è una delle poche fortune della mia vita, tra l'altro, aver iniziato spostando i nastri. Io ricordo, non so voi ragazzi, ma io cominciai anche nel 1984, ero già qua a Roma, da Catanzaro, e andai a vedere le prime partite di football americano, che erano divertentissime perché c'erano questi impatti spaventosi, queste botte spaventose. Poi c'era tre squadre, quelle che giocavano più gli altri che stavano infortunati in bordo campo, chi con la stampella, chi col braccio fasciato, cioè una cosa simpaticissima. C'erano i gladiatori contro i Doves di Bologna, poi c'erano insomma squadre toste, insomma Flavio, e comunque in quel periodo tu sei stato sicuramente il primo che ha cominciato a raccontare la pallacanestro con un certo feeling, cioè con un certo modo, hai anche probabilmente insegnato come andare a leggere il basket americano, che per noi era ancora un qualcosa di quasi misterioso. Ma oggettivamente non è per schernirsi o per fare della captatio benevolenze. Quello che al Campo Olimpia rispose Federico VII alla chiama sicuramente potrebbe rispondere alla descrizione che hai fatto tu, per il semplice motivo che lui era l'unico di quelli che conoscevo io che la pallacanestro americana l'aveva vista. Io per anni e anni e anni, io che non solo io e molti altri, l'abbiamo immaginata, che è tutta una cosa diversa. Magari sarà anche più poetico, magari stimolerà e ha stimolato, diciamo, certi sensi o certe cose che potremmo apparentare ai sensi. Però tra vederla e poterla raccontare e immaginarla e farne un racconto che forse adesso chiameremmo di sci-fi, probabilmente, c'è differenza. Ma proprio perché eravamo talmente lontani dalla possibilità di farci, di costruirci una nostra idea, che si andava davvero a spanne. Io sono stato a ruota di buffa per secoli e quindi troppo avvantaggiato da questo punto di vista. Ti devo fare le mie sane congratulazioni per la tua umiltà. Chi vuole cominciare a fare domande? Parto io. Immaginavo. Vai con le domande sull'Olimpia. Dai, vai. No, beh, io Flavio... Guarda, giusto l'altro giorno ero a casa dei miei, ho cercato di ritrovare una radio, una musicassetta dove avevo registrato un tracer Scavolini dell'88 su Radio Peter Flowers, però non l'ho trovata, mi sa che mia mamma è passata con il cestino, ha buttato via tutto e mi è dispiaciuto, perché insomma riascoltare il Moro di Greensboro penso che faccia accapponare la pelle a chi a quei tempi ascoltava la radio. Ti volevo chiedere, Flavio, di quei tempi cosa ricordi? Mi pare abbastanza evidente, però adesso a distanza di 30 e più anni, qualche aneddoto, qualche ricordo in particolare di quel tempo, se magari al tempo tu stavi facendo radiocronista per la radio, avevi che ambizione avevi magari di entrare in società all'Olimpia, non lo so. Allora, siccome hai citato questa cosa, per spiegarti come stessero le cose all'epoca, probabilmente facevo le radiocronache già da 3 o 4 anni, perché il protagonista di quello che sto per raccontarti è il compianto Lello Morbelli, Raffaele all'anagrafe. E Morbelli non era all'Olimpia all'inizio degli anni 80, ci è arrivato dopo, prima era a Cantù, no? Esatto, sì. E, insomma, per farla breve, un giorno Morbelli mi chiama alla sede dell'Olimpia e mi dice: guarda, è venuto a mancare nella maniera buona, nel senso che è andato a fare un altro lavoro, un impiegato, non mi chiedere chi, non me lo ricordo all'epoca, che come principale occupazione aveva la biglietteria. Quindi io ti vorrei proporre di occuparti tu di questa cosa,
la biglietteria, e quindi è un incarico di grande responsabilità. C'è anche proprio da badare all'incasso della partita, al botteghino. All'epoca non si vendeva tantissimo su internet, che non esisteva, insomma, adesso non ti potrei dire che cosa mi abbia proposto esattamente in termini economici, ma di certo sarà stato, non era uno stipendio faraonico, ma di certo sarà stato 10 volte quello che mi dava la radio. La radio me lo ricordo, il primo stipendio era di 85.000 lire, questo sarà comodamente stato 800.000 lire al mese. Certo. Che sicuramente non era, però era 10 volte. E io non so perché, non so per come, magari anche sbagliando, gli dissi, ma guarda, ci devo pensare, ma in realtà ci avevo già pensato, gli dissi di no. E ho questo ricordo, ce l'ho adesso, all'epoca probabilmente non gli ho dato alcun peso, ho questo ricordo di Morbelli che un paio di settimane dopo si avvicina dove stavo facendo la radiocronaca, cioè dove avevo in mano il telefono con la cornetta in cui sputacchiavo, e mi dice, guarda, mi sa che hai fatto bene, non avevo sentito le radiocronache, ma forse la tua strada è questa. Considera che Morbelli, ripeto, era un dirigente di Cantù, non una persona con cui avessi una particolare consuetudine, però questa cosa mi è poi tornata in mente più avanti, quindi davvero ho iniziato per caso e davvero ho iniziato in maniera sconsiderata. Potremmo farne una bellissima storia ed è divertente, ma non lo consiglio. Consiglio più di prendere i lavori da 800 che quelli da 85.000. Poi ci possono anche essere delle eccezioni, ma il fatto che io sia stato così fortunato, essendo anche così idiota da piantare lì nel bel mezzo o quasi alla fine l'università all'epoca, tra l'altro, il fatto che mi sia andata bene non significa che avessi ragione, avevo torto marcio, però l'ho fatto, a me è andata bene, ne sono contento, però sarei più contento se tutti capissero che non è la cosa da fare, anche certo, se certo. Poi può essere divertente. Però Morbelli aveva talento, cioè aveva talento nel riconoscere il talento. Mi piacerebbe pensarlo, ma anche quelli che hanno talento sbagliano. Beh, dai. Chi è che vuole? Lucio? No, scusa, un'altra domanda perché dopo mi taccio, sì. E lascio spazio agli altri. Invece che rapporto avevi, se li avevi con la squadra? Vabbè, a parte con D'Antoni che credo... Allora, vista la situazione dell'epoca... Per un lungo periodo le mie trasferte sono state fatte andata come capitava e ritorno col pullman, perché diciamo la società capiva che il mio datore di lavoro non era esattamente generosissimo, né Sky né la CBS né la Gazzetta dello Sport, non era Turner, esatto. Non era Turner. E quindi per motivi di risparmio. E questo è stato un altro sfacciato colpo di fortuna, un po' perché, ripensandoci in maniera critica, mi ha fatto capire che non è la cosa da fare. Non si fa il giornalista embedded, non si fa, punto. Sì. Se uno è embedded, non è giornalista. Dice, io sono un dipendente della Pallacanestro Olimpia, così faccio anche l'andata, magari, col pullman, che è meglio, però non sto in mezzo. Se sono un dipendente della Pallacanestro Olimpia, che... fa le radiocronache, va benissimo. Se sono un giornalista sono un'altra cosa. Questa è una cosa che ho maturato sicuramente anche perché ho ripensato a tutte le trasferte. Però allo stesso tempo ho avuto modo di vedere da dentro, un gruppo che era straordinario, ma un gruppo, lascia perdere che fosse straordinario, un gruppo. E questa non è una cosa che probabilmente oggi capita a tanti e quindi anche in questo ho avuto fortuna. Pep, vai. Io volevo fare un salto nell'NBA, se è possibile. Ah, già così, fatto... così. Vabbè, stavo parlando in fase dell'Olimpia. L'Olimpia era la 23ª squadra dell'NBA. è vero. Deve sapere, Flavio, che gli esperti di Olimpia qua sono Lucio e Cristiano. Ascolta, molti di noi sono cresciuti con le telecroniche, no? Probabilmente nel 1998... tu hai raccontato il momento più clamoroso della pallacanestro, quei 40 secondi leggendari di Salt Lake City. Io, vabbè, chiaramente io ero a casa, l'ho vista di notte,
Mi puoi raccontare quel momento lì, quei 40 secondi clamorosi di Michael Jordan? Come puoi immaginare, una cosa che mi hanno chiesto tante volte. E come puoi immaginare, a distanza di 22 anni, poi i ricordi si confondono. Non essendo quello che al Campo Olimpia rispose Federico Sette allo stimolo buffa, io te li racconto in maniera un po' più piatta. Io ti dico che l'enfasi, ci ho ripensato tante volte, nasce secondo me più che altro dalla sorpresa, che secondo me Jordan aveva giocato al contrario tutto il quarto quarto fino agli ultimi tre possessi. Al contrario, perché ovviamente aveva la lingua che puliva il parquet, perché dall'inizio della serie aveva fatto pentole, coperchi, diavolo, acqua santa e tutto il resto, però aveva giocato veramente male. E quindi una parte dell'enfasi veniva dallo shock di vedergli fare pim 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 tre giocate così. L'altra parte era che adesso esce The Last Dance, no? Tra due giorni. All'epoca non lo capivo, ma era The Last Dance. Cioè, sapevo che era The Last Dance senza che lo avessi deciso, ci avessi pensato. Era stato come trasmesso a tutti noi che seguivamo all'epoca. E anche questo, per il 1998, era straordinario. E la terza cosa che ti dico è che io ricordo alla fine di aver pensato: che partita, che canestro, ma fine. Mai e poi mai e poi mai e poi mai avrei immaginato che saremmo stati qui a 22 anni di distanza a parlarne, non solo e non tanto noi, che con rispetto di tutti non abbiamo né 15 anni né 25, ma con quelli di 15 anni, con quelli di 10 anni, con quelli di 7 anni ti dicono: ma com'è stato? Ma loro nel 98 avevano chi meno 40, chi meno 45, chi meno 55 anni. È come se tutto il mondo fosse stato a Salt Lake City. Ma io, che per un caso assoluto c'ero veramente, e tra l'altro particolare, non irrilevante, Salt Lake City è stato l'unico campo da cui si vedesse decentemente quello che succedeva sul parquet, invece che essere a 5.000 chilometri, però io non mi sono assolutamente sentito testimone della storia, ma proprio per niente. È che il mondo era talmente diverso che la vera valenza di Michael Jordan è di averlo cambiato, non tanto nell'aver fatto canestro, ma nell'averlo cambiato e nell'aver convinto di averlo cambiato anche quelli che non l'hanno visto, che se ci pensi è straordinario. Luca, vai. Sì, a parte io sono felice di sapere che mi accomuna una cosa con Flavio Tranquillo, cioè a lui hanno suggerito di diventare un ottimo arbitro, a me, vedendomi giocare, hanno suggerito di fare l'istruttore mini basket. E fin lì, diciamo. Se facciamo contro uno ai sette, dura fino bene, a febbraio. No, bene, ma non benissimo. Per passare una frase. Però ecco, ieri con Vascirca abbiamo parlato di come anche come ripartire, no, col campionato italiano dopo questa pandemia. Lui insisteva molto sul concetto di mettere al centro della vicenda pallacanestro il tifoso, che se vogliamo è tipicamente NBA fondamentalmente, in cui c'è tutto un complesso di cose in cui c'è anche la partita e non solo il risultato. Però ecco, secondo me in Italia è molto difficile, ci vuole una rivoluzione culturale forse. Tu come la vedi? Allora, quanto tempo abbiamo? Vediamo se esce fuori il responsabile comunicazione Lega Basket. No. È importante ricordare in passato anche di questo. Non credo di esserlo stato. Risulta dalle biografie, ma no. Esce fuori uno che ha cambiato le proprie idee sul tema molto e ha ragionato male, ma ha ragionato tanto negli ultimi uno o due anni su questo. Per motivi di interesse, perché mi è capitato, per motivi di tesi universitarie, quindi allora racconto sempre quando si parla di questo che mi hanno chiamato a parlare in Lega Calcio delle famose differenze del modello americano, scegli tu, il tema è sempre quello lì. Naturalmente, dopo che io ho fatto la mia bella presentazione, bim bim bam, il primo che ha alzato la mano, non so se il direttore sportivo di che squadra, di Serie A o di Serie B, ha detto: sì, vabbè, ma qui ci sono i tifosi, lì ci sono i clienti, che è la rivoluzione culturale a cui accendi tu.
Adesso il tema è veramente complesso, però anche se non ho accolto la, la richiesta di Morbelli e non sono tanto avvezzo alle, alle questioni di biglietteria, io non credo che se tu vai al botteghino del Forum del Palo Olimpia o di Vittoria o di Colonia devi presentare per avere un biglietto il certificato di tifoso, giusto? Tu gli dai moneta con valore corrente e loro ti danno un titolo di ingresso al campo, corretto? Se vai a Denver, a Charlotte e a San Antonio, secondo me è la stessa cosa. Se vai a comprare una maglietta dell'Olimpia Milano, della Pallacanestro Pesaro, di Pinco Pallino, gli dai moneta con valore corrente e loro ti danno il gadget. Se lo fanno pagare un decimo di quello che lo paghi a Charlotte, a Denver o a San Antonio, ma quello è il principio. Io non ho capito che rivoluzione culturale ci vorrebbe, ma che rivoluzione culturale ci vuole? Cioè, no, ma per farlo capire ai tifosi. Ma perché da salumiere, ma da salumiere, se uno piace il salame, che sia tifoso del salame o cliente del salame, lo paga o non lo paga? Il meccanismo commerciale è quello o non è quello? A me sta roba, con tutto il rispetto, sembra una mezza fesseria. Sembra, in inglese si dice cop out, cioè una cosa che si dice... ma dietro c'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro. Non qualcos'altro di illecito o di... C'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro. Allora, se io faccio sport professionistico, lo faccio perché ritengo di poter trovare sul mercato le risorse che lo rendono sostenibile. Tra le risorse ci sono, non sono le uniche, ma tra le risorse ci sono... i soldi che mi dà il tifoso, il cliente, il suiveur, l'appassionato, ma non me ne frega niente, la persona che viene a vedere le mie partite. O che il consumatore finale. O che si abbona alla piattaforma che trasmette le mie partite, eccetera, eccetera, eccetera. Io immagino che non ci sia da questo punto di vista una differenza tra Italia e America, tra NBA e Lega Basket, tra questo e quell'altro. Un euro, un dollaro, un'entrata è un'entrata, un'uscita è un'uscita. Fine. Io credo che bisognerebbe cominciare a parlare di questo, che è quello che avrei voluto rispondere quel giorno al dirigente del calcio. Ovviamente non l'ho fatto, gli ho detto ma certo, perché naturalmente lui traduce dicendo ma i nostri tifosi, se vendiamo i centravanti, vengono, ci tirano i sassi alla finestra. Non è il punto, non c'entra niente questa roba. In curva, vanno in curva e magari ne manco pagano il biglietto. Tutti cop out. Va circa, che non a caso è, diciamo, il buffa del 2000 per certi versi, dice una cosa semplicissima, logicissima, di uno che ama sì la pallacanestro, ma vive nel mondo e lavora dentro un'azienda. Allora, se invece la pallacanestro non vuole essere azienda, ma va benissimo, però allora a quel punto non posso sentire la gente che mi dice ma noi siamo in difficoltà, ma così chiudiamo. Amici, ma per forza, cioè bisogna che vi decidiate. Potrebbe essere una soluzione il tornare al dilettantismo per poter trovare fondi diversi e una situazione migliore? Quali siccome diciamo è un tema caldo, quali sono i fondi che il dilettantismo permette rispetto al professionismo? Ha una diversa fiscalità sulla sponsorizzazione, ha delle regole diverse dietro, appunto, nella scena dietro rispetto al professionismo. Diversa fiscalità sulle sponsorizzazioni, ma voglio dire, quindi noi vogliamo applicare come criterio di fiscalità quello che applichiamo al Sancorato d'Ars, in cui Puffa più avanti a sua volta mi ha detto secondo me tu sei un grande allenatore, anche perché se avessi continuato a giocare avrebbe avuto delle difficoltà a passarmi un pallone. Noi vogliamo applicare al Sancorato d'Ars di Puffa, tranquillo, Borroni, eccetera, eccetera, la stessa fiscalità che applichiamo all'Olimpia Milano
perché giocano tutti e due con un pallone 5 contro 5 su un campo di 28 metri. Ti sembra un criterio da cittadino o da studioso di scienza delle finanze convincente o un po' insultante? No, sinceramente no, in effetti non, non ci sta. Scusa se aggiungo per finire. E secondo te una diversa fiscalità significa reperire risorse o significa arrabattarsi? Esatto. Quella è un'ottima domanda. Però appunto, no, io vedo, credo io vedo che sia la domanda. Vedo la situazione in Lega 2, che comunque non è così tanto differente dalla Lega U, della Lega A. Eppure. Ma perché aggiungi così tanto? Cosa c'è di differenza? Giocano dei professionisti che fanno come unica o perlomeno prevalente attività quella di fare i giocatori di pallacanestro e ricevono dei soldi. Il fatto che ricevano a titolo diverso è una stortura dell'ordinamento, una stortura delle norme. Non penso di dire delle cose scioccanti, penso di dire delle banalità. Capito bene, c'è un avvocato tra di noi, credo che non sia necessario aver terminato giurisprudenza per arrivare a un punto di questo tipo, no? Gab, vai che devi ricordati però che devi riaccendere il microfono. Sì, però prima di Natale, prima di Ferragosto. Vai. Allora, no, io chiederei a Flavio, sempre rimanendo nel pianeta NBA, una domanda proprio secca, così interessiamo anche i nostri più piccoli ascoltatori. Potendo immaginariamente dividere l'NBA nell'era pre-Bryant, fammelo dire per ricordarlo, insomma, e post-Bryant, quali sono non tanti roster, i team che ti hanno impressionato di più? Perché farlo pre-Jordan e post-Jordan è troppo facile. Allora, pre-Bryant e post-Bryant, e poi una domanda, un tuo profilo su questa, fammi dire il termine, su questa bestiolina di 2 metri, di 130 kg, prima scelta dei Pelicans, che risponde al nome di Zion, a te. Ma le squadre, sai, le squadre che mi hanno impressionato di più non possono non essere quelle che hanno lasciato un segno, e quindi è ovvio che sono i Bulls di Jordan, che sono i Lakers di Phil Jackson, Kobe e Shaq, gli Spurs e Golden State, perché sono quelle che tutto sommato hanno rappresentato qualche cosa, con durate diverse, con modalità diverse, con stili diversi, però sono quelle che hanno rappresentato di più. Questo non toglie che ci siano delle squadre che non hanno avuto quella durata, ma che sono state nella stessa categoria, non sportivamente, ma in termini di significatività. Penso a Detroit. Detroit ha vinto un titolo, è durata poco, però secondo me è stata molto significativa. Assolutamente. Philadelphia ha vinto 0 titoli. Utah ha vinto 0 titoli. Per me la mia comprensione della pallacanestro è cambiata vedendo una partita di Utah, perché mi sono reso conto che io, che venivo da tutto il periodo dell'NBA, che per noi era i film al cinema di Julius Erving, highlight schiacciata, highlight canestro da dietro il tabellone, highlight, mi sono reso conto con Utah che c'era un modo di giocare non da highlight, ma ugualmente bello, anzi più bello, eppure hanno vinto 0 titoli. Però se ne facciamo una questione di chi ti ha impressionato di più, è ovvio che sono quelle. Flavio, però scusami, ti devo correggere. Per semplificazione, potremmo dire che nel pre-Bryant, grande semplificazione, ripeto, c'è stato questo asse play pivot che ha portato da Naismith fino, diciamo, appunto ai tempi moderni, mentre oggi questo necessario asse play pivot non è sempre detto che ci debba essere per costruire una buona franchigia americana? Tu come la vedi questa? Ho semplificato da morire, eh? Io direi per un lungo periodo si è assunto che ci dovesse essere. Oggi si capisce, non perché si sia o siano più intelligenti, ma perché per fortuna il mondo progredisce, che è assolutamente sbagliato pensare in questi termini, che non impedisce che tu o io, Fabrizio o Giovanni, vogliano cominciare da un asse play pivot. Però ritenere che l'asse play pivot sia una precondizione per avere una buona squadra è proprio sbagliato. È proprio sbagliato in termini. È lo stesso motivo per cui al primo anno le squadre NBA tutte assieme hanno tirato 1000 tiri da 3 punti, perché avevano deciso, senza
assolutamente fare un'analisi che serviva solo se eri sotto di 3 a 10 secondi dalla fine. Il problema non è quanto è giusto tirare, il problema è porsi la domanda in maniera laica. Se c'è un pregiudizio, c'è sempre stato un asse play pivot, andiamo avanti con l'asse play pivot, vai di pregiudizio. Se vai di analisi, andiamo sempre bene. Zion, purtroppo l'abbiamo visto troppo poco. A me sembra speciale, che vuol dire tutto e niente, però a me sembra speciale. Le condizioni dei Pelicans sono molto particolari, da una parte perché è un mercato veramente, diciamo, non tra i più rilevanti dell'NBA, dall'altra però proprio per questo potrebbero esserci le condizioni per uno sviluppo più tranquillo, tra virgolette, di Williamson. Però quello che è successo in questi giorni, che avrà un miliardo di conseguenze, avrà anche la conseguenza di mettergli ancora più carico sulla schiena, tantissimo. Non so se sia troppo, vi auguro che non sia troppo, però per certi versi non è giusto, non dovrebbe essere così, però alla guerra come alla guerra. Stavo ricordando che Zion è anche il nome della cittadina di Matrix, se non vado errato. Zion. Mount Zion è dove è andato al liceo un anno Tracy McGrady. No, io ti volevo prima correggere. Dalla serie. Perché i Sixers un titolo lo hanno vinto con Dr. No, J. Io dico i Sixers. Certo, pensavo ai Sixers, quelli di Larry Brown, adesso facendo quelli che ho visto io in prima persona. No, non perché io sono un tifoso dei 82-83. Esatto, io sono nato con quella in quel momento, se voi vi ricordate. Mediaset cominciava a far vedere con la incredibile con l'incolmento di Dan Peterson le prime gare e io ero innamorato di Dr. J, quindi io che sfigatissimo in questi anni con i 76ers che non andavano mai oltre la prima, poi erano ricicciati come dicono in Toscana. Flavio, l'altra domanda che io ti volevo fare. Io voglio tornare un pochettino ai tempi che furono, perché siamo tutti un po' vintage e quindi abbiamo voglia di ricordarci, ma quell'Olimpia Milano era veramente la 23esima squadra dell'NBA all'epoca? Ma va là! No, io la amavo tanto perché era qualcosa di fantastico. Ma intanto però bisogna cominciare a rendersi conto che quando diciamo 23esima squadra dell'NBA, oggi diremmo 31esima squadra dell'NBA. Perché rileva? Perché tra averne 22 e 30 c'è 8 per 17, 8 per 20, facciamo mal contati, 160 giocatori, di cui qualcuno veramente fortissimo, che allora erano di qua e oggi sarebbero di là. Esatto. Se tu mi dici... Poi una volta non c'era la Turchia, la Russia, quella e l'altro, c'era solo l'Italia. Non c'era la Turchia, la Russia, la Grecia, men che meno la Cina, la Corea, il Giappone. La Germania. Non c'era David Stern, quindi l'NBA aveva stipendi di un certo tipo. Non c'era stato ancora Bosman, quindi si davano stipendi di un certo tipo. Stiamo parlando di due mondi diversi. Se diciamo che Carroll, Carr, McAdoo, lo stesso D'Antoni per certi versi, sono giocatori che oggi starebbero nell'NBA, McAdoo anche all'età di McAdoo di quando ha giocato a Milano, Carroll non verrebbe via, cioè questo sì, se diciamo che alcuni dei giocatori italiani hanno fatto cose bellissime, sì, se diciamo che il livello fosse quello dell'NBA dell'anno corrispondente, diciamo una cosa storicamente non vera. Però è vero che è una squadra che ha avuto un allure, e che una squadra di basket avesse un allure all'epoca in Italia, beh, questo non era così consueto. Verissimo. Cristiano, vai, così ricominciamo la ruota delle varie domande. Vai. Ma adesso volevo fare una domanda più che sul passato, sul futuro. Cioè, cosa faresti in concreto per rilanciare la LPA? Perché onestamente mi sembra che, a parte il problema c'era anche pre-Covid-19,
Mi sembra che è una lega in parabola discendente, mentre altre, come dicevamo poc'anzi, si sono affacciate sul panorama europeo e stanno sempre crescendo. Penso non solo alla Liga ACB. Cioè, se prima, una volta, se 30 anni fa erano gli spagnoli a copiarci, adesso noi dovremmo imparare un po' da loro. Tu cosa faresti però per dare un po' più appeal al campionato italiano? Allora, di solito la mia risposta tipo a questa domanda è: io faccio il giornalista ed è un altro mestiere. Non è una risposta sbagliata, non è una risposta sbagliata, ci credo molto in questa risposta, però contiene anche un quid di ignavia che non va bene. Diciamo che io non credo che siamo in un momento in cui si può dire io farei ABC o DEF e questo funzionerebbe. Credo che proprio perché i problemi sono problemi forti e visibili e sono strutturali, quando ci sono dei problemi strutturali tu ridisegni la struttura. E ridisegnare la struttura, con il massimo rispetto, non può significare ridisegnare l'organigramma o sostituire delle caselle nell'organigramma. Può essere un qualche cosa che consegue all'analisi che hai fatto e ti ha portato a cambiare il disegno della struttura. Qual è la parte del disegno della struttura che non funziona? Il fatto che non viene più McAdoo? No, perché McAdoo, come abbiamo appena detto, non viene perché è cambiata l'NBA e quindi oggi McAdoo sta nell'NBA, che ti piaccia o non ti piaccia. Vuoi portare McAdoo dall'NBA, devi mettere 4 milioni e mezzo come ha fatto il Barcellona per Mirotic. Il fatto che il Barcellona metta 4 milioni e mezzo per Mirotic fa del Barcellona un modello, e di chi non ha Mirotic, facciamo l'Olimpia così, non modello? Secondo me no. No, no, ma io parlo proprio a livello di interesse generale, di ascolti TV, cioè, però aspetta, per poter arrivare a quel punto, cioè, se tu hai McAdoo, ok, semplifichiamo così, se tu hai Mirotic, si tratta di far vedere Mirotic il meglio possibile. Se tu non hai Mirotic, è tra due cose: o ti doti di Mirotic, e abbiamo scartato perché abbiamo visto che è impossibile, oppure dici che cos'ho e come faccio a valorizzarlo. Valorizzarlo, questo secondo me, potremmo dire mille cose, ma questa secondo me è la prima cosa che mi viene da dire. Valorizzarlo per noi, spesso, nella pallacanestro significa, adesso io la romanzo sempre un po', anche perché la sede lo permette, significa come faccio a convincere i villici che stanno fuori da questa cittadella che il pinco pallino che ho io è come Mirotic? Questo non è valorizzare. Questo è provare a raccontare delle storie. Magari se sei buffa ti viene, ma di buffa ce n'è uno, purtroppo, per fortuna. Gli altri non sono, meno che mai, non siamo buffa. Quindi tocca arrangiarsi. Secondo me la strada è, io ho questo, faccio un assessment di che cosa vale, vale 10, cifra immaginaria, a questo punto mi tiro sulle maniche, prendo dei manager, li pago e mi faccio dire dai manager come si fa a creare valore. Creare valore va nella direzione opposta rispetto ai discorsi che abbiamo fatto prima. Creare valore in economia significa creare valore. Certo, c'è una parte anche di marketing, ma anche qui il marketing non è quello che intendiamo noi, cioè vado da un'azienda e gli dico mi dai 100 che così prendo Mirotic, cioè se non hai 100 mi dai 70 che prendo uno che è quasi Mirotic. Questo non è marketing. Cioè tornano alle basi e fanno piano piano un passo alla volta, oppure secondo me altre strade non ce ne sono, o perlomeno dovete chiederla a un altro. Pep, vai. Ecco, a proposito di Mirotic, Flavio,
l'NBA negli ultimi anni probabilmente ha perso un po' di appassionati, parlo soprattutto della fetta europea, no? E questi appassionati sono andati più verso l'Eurolega, perché probabilmente ci sono delle partite sempre intense dalla prima all'ultima giornata fino ai playoff. Invece in NBA, probabilmente nella regular season, ma questo è un tema che abbiamo parlato tante volte, a volte alcune appunto partite non sono così interessanti. Però in realtà poi i grandi atleti, i più forti, sono dall'altra parte per mille ragioni, economicamente sappiamo i motivi perché sono tutti là. Ma il fatto che l'NBA abbia perso un po' di interesse, a cosa è dovuto secondo te? Dalla parte nostra. Da parte nostra, in Italia, certo. Ma anche in altri paesi d'Europa. Questo. Sì, sì, no, non è vero. Secondo me non è troppo vero che abbia. Allora, io penso questo. Io credo che l'NBA sottostimi quello che a cui accenni tu e che è presente nel mercato, in una parte del mercato europeo, soprattutto nella parte del mercato europeo su cui insistono appassionati non casuali di pallacanestro di una certa età. Già questo mi fa pensare che, mi devi perdonare, una parte di questo segmento è un po' conformista, perché non è possibile che tutti pensino contemporaneamente la stessa cosa avendo fatto un'analisi profonda. Ok? Però, indipendentemente da questo, che ci porterebbe lontano, io credo che questo ci sia sul mercato europeo, l'NBA lo sottostimi, però, se devo dirti, non sono neanche preoccupatissimo, perché se l'NBA dovesse reagire, reagirebbe un po' come fa l'NBA e racconterebbe perché non è così. Io non voglio sentirmelo raccontare né dall'NBA né da questa maggioranza o minoranza silenziosa che trovo un po' conformista. Voglio deciderlo io, sono presuntuoso. Voglio provare a ragionare con la mia testa. Detto questo, però, vero o non vero che sia, abbiamo detto che è presente, però bisogna fare a capirsi, perché l'Eurolega lo scorso anno ha perso collettivamente 200 milioni, perso. L'NBA ha avuto 8 miliardi di ricavi e il valore medio della franchigia supera di molto i 2 miliardi di dollari e il reddito operativo medio supera di molto i 150 milioni di dollari. Perfetto. Tra i due, chi sta andando su e chi sta andando giù, secondo me va interpretato anche secondo questi numeri. Non sento parlare di Dio denaro, del calcio che si prostituisce al Dio denaro, mi vengono i brividi. Cioè, ritorno al discorso di prima, il Dio denaro, il denaro è un ottimo servo, un pessimo padrone, ha detto qualcuno, chi dice che sia Shaw, chi dice che sia qualcun altro, però è una frase in cui mi riconosco. Però, rendendolo servo, è comunque un servo, se è un servo ci serve. Quindi, avere successo commerciale o non avere successo commerciale non è la stessa cosa. E dire io gioco meglio, io sono meglio perché piaccio di più o credo di piacere di più a una serie, a un segmento ben specifico, minoritario e conformista, e non preoccuparsi di vedere perché invece gli altri piacciono molto di più, perché alla fine mettono molto di più in segmenti al di fuori di questo così conformista, secondo me è un atteggiamento che ha quella punta di snobismo da cui io mi terrei lontano. Però è una cosa che attraversa talmente tanti territori che potremmo parlarne per anni. Io voglio solamente fare una piccola chiosa prima di dare la parola a Luca. Noi abbiamo fatto, come voi vi ricorderete ragazzi, quante puntate abbiamo parlato di sostenibilità della nostra pallacanestro, di cosa si dovrebbe fare per cercare, e anche Flavio lo scorso anno quando mi ha rilasciato la sua prima intervista ci ha raccontato tanti concetti importantissimi. Cioè non si può più pensare di fare sostenibilità solo col botteghino, col marketing. Cioè devi proprio cambiare il modo di proprio la pietra filosofale deve proprio girare,
deve girare, se ho interpretato bene quello che ci siamo detti. Luca, vai. Sì, io mi riallaccio alla risposta che Flavio ha dato a Cristiano. Dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo. Esatto. Allora, alla fine di questa pandemia non bisogna tirare una riga e ripartire in qualche modo. Non è chiaro come, parlo del movimento italiano ovviamente. Quindi potremmo ipotizzare comunque di congelare il campionato, potremmo ipotizzare promozioni e retrocessioni, potremmo ipotizzare molte cose. C'è stato in realtà nel tempo anche un grande dibattito se sia preferibile nella massima serie avere grandi piazze, grandi città storiche, grandi tifoserie, o se sia preferibile un movimento che comunque non scarta, per così dire, e qui parlo da pistoiese interessato ovviamente, anche la piccola realtà di provincia che magari se si riesce a organizzarsi magari con un buon movimento giovanile magari può dare anche qualcosa di buono. Tu come la vedi? Guarda, il problema secondo me è vedere così o vedere così. Se vediamo così, il punto è se Pistoia l'anno prossimo gioca in Serie A o meno, a quanti è la Serie A, se ci sono le promozioni e le retrocessioni, eccetera, eccetera. Legittimo, importante, ma così. Se la vediamo così, diciamo, ma per esempio, e il problema è chi è promosso e chi è retrocesso, soprattutto chi è promosso e chi è retrocesso al termine di questa, virgolette, stagione, chiusa le virgolette, in cui c'è stata una variabile esogena, non voglio dire imprevedibile, perché ormai abbiamo capito che non era imprevedibile, però di certo era imprevedibile in questo momento, in questi termini e con questo impatto. Le promozioni e le retrocessioni, il problema è stabilire chi è promosso e chi è retrocesso, oppure il problema è guardarsi in faccia e dire: ma se ci sono 10 squadre che, anche se non lo dicono, si autoretrocederebbero, e 10 che, se fossero promosse, si diciamo festeggerebbero davanti e piangerebbero di dietro. Sarà forse che il problema è ripensare a tutto dall'inizio, esatto, e quindi dare non a Pistoia in quanto entità astratta, ma a Pistoia, prendo l'esempio perché stiamo parlando io e te, a Pistoia in quanto territorio di quel tipo, società di quel tipo, il posto giusto all'interno di una cosa che però sia strutturata dalla base fino alla punta del vertice, perché qui il problema è l'assenza totale della base. Non c'è base, non è base una cosa in cui ci si arrabatta. Quando è che ci si comincia ad arrabattare? All'inizio ci si arrabatta, all'inizio, quando tu vai a chiedere alle famiglie i soldi per fare sport. Quindi l'avviamento allo sport è un avviamento che non è avviamento, perché se io ho i soldi posso far giocare mio figlio, se no, no. Esatto. Mio figlio nasce a Milano, ha il 98% di copertura sportiva, mia moglie di Matera, la provincia di Matera, c'ha il 57% di copertura sportiva. Potrei andare avanti. Allora, se tu pensi, non tu, non io e men che mai Pistoia, ma insomma, se tu sport pensi a tutto, parti da qui, poi metti un mattone sopra l'altro e poi di quello che c'è in cima, onestamente lì sì, si occuperà il mercato, che non è il dio mercato, ma è un meccanismo che dice: io sono capace e ci sto, io sono non capace e non ci sto. Mi sembra normale. Mentre invece non mi sembra normale che ci siano sperequazioni e storture nella fase di avviamento allo sport, che poi condiziona tutto il resto. E soprattutto non mi sembra normale che si mischino i due discorsi partendo da cosa succederà, per esempio, nella Serie A di basket dell'anno prossimo. E quello che succederà lo decideranno delle dinamiche economiche, se tutto è normale. Le dinamiche economiche significa che se tu avrai 100 giocherai per 100, se tu avrai 10 giocherai per 10, finché non cambi il modo di ammettere le squadre.
Ma nel momento in cui tu ammetti le autoretrocessioni, ammetti le autopromozioni, dici che bisogna avere dei parametri, lascia perdere, stai già dicendo che il meccanismo non è un meccanismo ascensionale e discensionale, ma un meccanismo economico. Quindi c'è incoerenza. La differenza tra l'NBA e il resto del mondo non sta negli 8 miliardi invece dei non 8 miliardi, in Zion Williamson invece di scegli tu chi, sta modello coerente, modello non coerente. Finché questo è non coerente, hai voglia a metterci un cerotto qui, una toppa qui, insegui e basta. Tra l'altro insegui con grandi professionalità, con grandi energie, con grandi persone, ma non basta, non basta. Non è un caso se tanti italiani sono all'estero, di spicco, tra allenatori, giocatori. No, può essere un caso, no? Ma no, ma tra l'altro non è neanche un caso che i nostri migliori giovani non giocano più in Italia, ma vanno nell'NCAA, che prima non succedeva. Vanno, cioè, anche, vanno anche in Europa, chi al Real Madrid e chi al Bayern. Però questo, esatto. questo significa che evidentemente per loro, ed è così, è una questione che è professionale. C'è gente che va alla Bocconi, c'è gente che va ad Harvard, fa un investimento sul suo futuro, certo. Giusto? Qualcuno potrebbe mai criticare Marco Rossi o Giovanni Verdi che prendano la loro valigia e vadano a Berlino o a Berkeley a studiare? No, gli diremmo bravi. Certo. Quindi, però bisogna fare in modo e creare la situazione per cui Marco Rossi stia qui in Italia a fare quel percorso. Ma tu lo vuoi in Italia perché? Cioè, lo vuoi tenere in Italia in quanto tale o vuoi far sì che la società italiana, non tanto per giocare le giovanili se posso, ma quando sarà un giocatore tra virgolette, sia più competitiva delle altre? Secondo me è questo, giusto? Parlo B, certo. B, allora, perché sia più competitiva lo puoi fare a tavolino? No, deve essere gestita. Devi creare le fondamenta per cui questo accade. E se tu comprimi le libertà di Tizio e Caio, terranno queste libertà da un punto di vista normativo, economico, sociale, culturale? No. Quindi non devi prendere quella strada, devi fare il contrario, devi dire andate dove volete. Facciamo la sfida che io sarò così bravo. Esatto. Ma secondo te, Gallinari, a parità di tutto, starebbe a Oklahoma City o portare... a Milano? Tu cosa dici? Vuoi provare a chiederglielo? Beh, insomma, il gallo. Lucio o Gab? Chi vuole fare? Vai, Lucio, non ho fretta, vai Lucio. Guarda, comincio io, perché appunto ha introdotto bene questa cosa qua. Guardando proprio anche il futuro del basket e soprattutto con lo sguardo al passato da come è cambiato. Prima abbiamo cominciato a vedere, ma anche la stessa NBA che prima era quasi autoctona e vedevamo, ricordandoci noi nell'occhio, i nostri, il vero Dream Team, quello che al più nel popolo è chiamato vero Dream Team, cioè quello di Barcellona 92, vedendo man mano l'evoluzione del basket americano sotto questo aspetto, che ha introdotto sempre però più giocatori europei. Al di là dei primi Marciuloni, Sabonis, Petrovic o chi per esempio. Vincenzino Esposito. Vincenzino Esposito, Stefano Rusconi. Quando ai tempi le chiamate furono alla 113esima di Meneghin e alla 107 mi pare di Marzorati, tra i primi italiani chiamati in NBA, al terzo e quarto giro, quando c'erano ancora in quel draft. Come la vedi sotto questo aspetto, tu, Flavio? Allora, intanto è molto interessante, visto che sono mancati recentemente sia David Stern che Boris Stankovic, è molto interessante il fatto che la presenza dei giocatori NBA a Barcellona 92 sia molto più figlia di quello che ha fatto Stankovic che non di quello che abbia fatto Stern. Esatto. Se Stankovic non avesse forzato la mano per mettere le condizioni per cui la NBA potesse poi mandare i giocatori a Barcellona, non sarebbe mai avvenuta. Questo per dire che qui c'è un potenziale enorme, esatto. ma di cui Marcelloni, Stivaz, Esposito, Rusconi ieri, poi Cuco, cioè poi Doncic, eccetera, eccetera, sono la naturale conseguenza. Quindi il potenziale c'è. Quello che non c'è è
ancora una volta la struttura. Adesso, come creare la struttura è un discorso che non può non essere graduale. Non c'è la possibilità, nonostante ci sia questa speranza, di prendere e inventarsi il modo. Anche David Stern non ha preso e si è inventato il modo. Ci ha messo 30 anni, ha avuto gli alti, ha avuto i bassi, ha preso le decisioni giuste e sbagliate, però aveva un chiaro obiettivo, la possibilità di prendersi delle responsabilità e la voglia, anzi il dovere di prendersene. Il punto non è l'uomo forte, appunto, è giusto celebrare Stern e Stankovic, il punto non è l'uomo forte, il punto è capire che ci sono dei momenti in cui tu devi ragionare, e sono i momenti difficili, con un qualche cosa di completo davanti. In questo momento, invece, la tentazione è di fare proprio il contrario. Dove sarò io alla fine della pandemia? Dove sarà Pistoia, Milano, Tarceschi o Gudaitis l'anno Cantù. Prossimo? Cantù. È tutto importantissimo, ma se non sta dentro un disegno, è tutto relativamente importante. E questa è la differenza. E non è un problema, ancora una volta, di Europa o America, o di bravi o cattivi, ma di coerenti o incoerenti, di strutturati o non strutturati. E poi, guarda, ne ho un'altra invece, che è un po' più specifica, perché ricordo appunto a livello appunto di scouting, ricordo Provisti, che è stato scoutato da Marco Crespi all'Olimpia Milano, sì. E l'Olimpia stessa rifiutò l'ingaggio per dire no, questo qua è scarso, e Novisti sappiamo tutti cosa è diventato. Come sarebbe cambiato se non ci fosse stato questo sliding doors? Allora, ma intanto ti dico, mi ricordo benissimo dove ero, e eravamo in tre, uno degli altri due era Marco Crespi, quando Marco Crespi ha detto c'è un tedesco che cambierà la storia del gioco, e io e quest'altro abbiamo detto come Totò, ma mi faccia il piacere, lo ricordo benissimo. Immagino la scena. Questo per quel discorso di prima sul pregiudizio versus l'analisi. Ma perché avevi negli occhi Uwe Blab. Ma figurati chi aveva mai visto Novisti. Sì, non solo Blab, anche il grande Asignad. Esatto. Gnad era un idolo. Era già un'altra cosa. Però è anche vero, a onor della storia, che Novitzki venne qui, fece questi allenamenti, però devo dirti, Novitzki era controllato completamente, come poi abbiamo imparato a capire, da Holger Geschwindner. Non sarebbe stato così scontato che se anche l'Olimpia avesse detto ti vogliamo, lui sarebbe venuto. Anni dopo, quando c'è stato il lockout, la Virtus è stata vicinissima a poter prendere Novitzki, era un bel po' più decisa dell'Olimpia del 96, eppure che Geschwindner all'ultimo momento, dopo aver fatto impazzire la Virtus, il Barcellona, i Panathinaikos e altri 50 club, ha detto no, non viene, stiamo a casa nostra ad allenarci per i fatti nostri. Lo scouting è una cosa complicata. Se c'è qualcuno che ti dice che non sbaglia mai, bleffa. Naturalmente, se sbagli sempre, ci sono tanti altri lavori che sono bellissimi. Tu, quando fai lo scouting, devi credere di non sbagliare mai, ma devi sapere che sbaglierai, altrimenti non lo puoi fare bene. Non riesco ad andare oltre questo. Gab, vai. Sì, Flavio, nazionale italiana. Tra i tanti elementi che possono portare a migliorare e che storicamente hanno portato a migliorare il campionato italiano, i campionati italiani, il movimento Basket Italia, è la nazionale, questo lo sappiamo. Volevo sapere da te se la nazionale Meo Sacchetti può essere l'ennesimo driver, l'ennesimo traino, e poi a quale nazionale sei effettivamente più legato, che ti ha dato più, insomma, più farfalle nella pancia, via. La seconda è facile, ed è quella del 2003, perché è stata molto
molto sorprendente rispetto a quello che aveva fatto nel nel girone di qualificazione. Scusami Flavio, scusami, Sky Sport, dove tu sei uno dei protagonisti, ha fatto vedere proprio in questi giorni di Covid, cioè in cui siamo rimasti a casa, ha fatto rivedere proprio quelle gare. Ma quanto è stata brutta Italia-Grecia, inguardabile. Partite di un orrore. Quella è una delle grandezze della pallacanestro. No? Infatti. Io ho rivisto con il massimo rispetto di quelli del 2003, quelli del 99. Non ti dico che fosse la 23esima o quello che è la squadra NBA, ma quella era una squadra vera. Secondo tempo con la Jugoslavia, che allora si chiamava ancora così, era una pena. Io mi ricordavo una cosa, il secondo tempo, ma dire inguardabile è un complimento, perché è così, perché è normale che sia così. Per cui la risposta, diciamo, delle farfalle nella pancia è facile. La risposta del traino, secondo me, è facile anche quella, ma probabilmente è insoddisfacente. Secondo me non esiste il traino, perché se i 99, 2003, 2004, più traino di quello, eppure non hanno spostato la situazione di un millimetro, significa che non esiste. Esiste la bellissima fiammata, esiste il momento che si può e si deve sfruttare, ma non esiste l'effetto traino. E soprattutto la nazionale è una squadra di pallacanestro, non è un'entità prodotta dallo spirito di tutti quelli che si occupano di pallacanestro in Italia, una squadra fatta di 12 giocatori, di cui giocano in 8, quelli importanti davvero sono 2 o 3, l'allenatore lavora pochissimo e si arrangia, e fanno delle competizioni in cui si gioca tutti i giorni, e di solito sono 2 o 3 possessi quelli che fanno la differenza. Con 2 o 3 possessi di differenza a Wuhan, e ridico Wuhan, chi lo sa che cosa sarebbe successo? Magari l'Italia avrebbe preso una medaglia, adesso saremmo qui a dire, sarebbe così diversa la situazione della pallacanestro italiana come entità con la medaglia ai mondiali? Beh, però credo. Io non posso... Tu hai ragione, in questo senso è vero, i numeri non sono confortanti, però noi tutti, che siamo degli anni che furono, non possiamo dimenticare quello che ha dato invece nel volley l'epopea Velasco. Lì veramente iscritti tutti i giorni nel volley. Nel basket questo non è successo, non lo so. Ma sì, però voglio dire, di Tanivic e di Recalcati, secondo me anche di Sacchetti si può parlare per ore, si possono sentire parlare per ore, ed è giusto sentirli parlare per ore, soprattutto quando sono allenatori della nazionale, perché quello è un ruolo che ha un valore, non lo sto diminuendo, dico solo però che Velasco, io sono velaschiano a tutti gli effetti, anch'io. Non ha spostato i problemi. Ieri la presidentessa di Parma, credo che sia Parma se non sbaglio, ha detto che Zaitsev l'anno prossimo... Modena, benissimo. Sì. Non gioca a Modena perché non ha i soldi. E anche se fosse rimasto Velasco e avesse vinto altre 15 medaglie d'oro, idem i soldi per Zaitsev, dilettante tra l'altro, non li avrebbe avuti. Io invece, Flavio, per chiudere, perché siamo andati ovviamente oltre, io lo sapevo, due considerazioni rapide e poi l'ultima domanda e ci salutiamo. Primo, io ricordo distintamente quando abbiamo portato in Italia Ron Artest, non un bidone, abbiamo portato in Italia Ron Artest e qualche riflettore si è cominciato ad accendere. Quindi forse abbiamo bisogno di personaggi, abbiamo bisogno di gente che vada per la strada e che sia riconosciuta e che non sia solamente un qualcosa che rimane come noi come riserva indiana che ce la raccontiamo e ci lodiamo e ci imbrodiamo, come diceva la mia insegnante di scuola elementare al ginnasio Galluppi. Il concetto è che secondo me noi dobbiamo aumentare il volume di fuoco mediatico, dal mio modesto punto di vista, Flavio. Quindi la mia domanda è: ma le società, e non voglio fare nomi perché proprio in questi giorni è successa una cosa a dir poco sgradevole con una squadra, ma le società si rendono conto che hanno il web, che è uno strumento di una potenza deflagrante, di un moltiplicatore, di un acceleratore spaventoso? Lo hanno realizzato?
Non so rispondere a questa domanda perché oggettivamente sono totalmente estraneo in questo momento alla pallacanestro italiana e rimarrò estraneo, quindi non so rispondere in diretta. In termini generali, semplifichiamo perché sennò la complichiamo troppo. Il personaggio è uno dei lasciti delle operazioni che David Stern ha fatto nel periodo in cui ha trasformato l'NBA da un'impresa disastrosa a un'impresa di successo. Naturalmente, che cosa ha fatto? Ha fatto diventare prima Larry Bird e Magic Johnson, poi Michael Jordan e poi molti altri alfieri ambassador, il termine tecnico, della NBA. Lo ha fatto perché tutti sono bravi, tutti si commuovono e tutti erano contenti quando Jordan all'ultimo secondo gli segnava in faccia e loro perdevano, e però erano contenti perché Jordan era l'ambassador alla faccia della Lega, o lo hanno fatto schiumando rabbia e odio contro Jordan, odio sportivo naturalmente, contro Jordan e Phil Jackson, ma consci che siccome Jordan era il più forte di tutti, aveva diritto, tra virgolette, di essere la faccia della Lega e il valore di una faccia della Lega è diverso rispetto alla faccia dei Chicago Bulls. Direi barrare B e barra E. Quindi il problema è la coesione all'interno di un contesto in cui tu sei, ed è unico in questo lo sport, la Lega sportiva, tu sei cooperante e avversario e competitor e anche avversario sportivo del tuo dirimpettaio o dei tuoi dirimpettai. La coesione che si continua a invocare, continua a sentire, dobbiamo essere coesi, dobbiamo essere uniti, ma per essere coesi e uniti bisogna avere un interesse ed è l'interesse alla performance economica. Tutto il resto, con il massimo rispetto di tutti, è roba che non serve. E finché non ci sarà questo interesse, e al momento per tanti e variegatissimi motivi non c'è, non possiamo sperare di sostituirlo con la buona volontà, il miracolismo o il paperone. Signori, penso che con questa chiosa finale... Posso fare una cosa al volo, Flavio? Flavio, tuoi progetti futuri... Piano con le frasi impersonali. Proprio due secondi. Posso fare una cosa al volo, Flavio? Continuerai a fare quello che stai facendo, cioè avrai in cantiere qualcos'altro? Se puoi dire. Continuerò a fare quello che mi faranno fare. No, cercare di imparare, quello sì. Io rinnovo ancora le mie congratulazioni perché Time Out è un libro che va visto, che va letto, che va studiato, perché proprio in questo momento in cui tutti avremo bisogno di soldi, non è detto che prendere i soldi, non importa da dove, non abbia una valenza. Stiamo molto attenti perché questo è un pericolo. Io mi permetto di, per l'amor del cielo, non sono nessuno, però cerco di alzare un po' la guardia, perché in questo momento in cui, come dicono qua a Roma, caccia di sordi, non va bene. Noi dobbiamo capire anche da quale direzione arrivano i soldi, come vengono utilizzati e dove vanno a finire. Quindi io non posso che dire grazie a Flavio, perché questo libro mi ha letteralmente tirato fuori quello che io penso da tanto tempo e che non sono bravo quanto lui a mettere su qualcosa di diciamo scritto. Sì, Flavio, dimmi. No, dicevo fesserie, come diremmo al nostro paese, ma va bene lo stesso. fesserie sulla parte che io l'abbia scritto bene, invece non sono fesserie quelle che sono state spiegate in maniera chiara da procuratore nazionale Caffiero De Rao, da Nicola Grattieri, da tanti magistrati antimafia. Sono tutt'altro che fesserie e sono tutt'altro che questioni da cui lo sport possa ritenersi esente o immune, per usare una parola di attualità. Ma poi soprattutto nel nostro paese, dove proprio questa situazione in cui il livello di acqua è sempre più sceso anno dopo anno, dobbiamo stare molto ma molto attenti. E io dico sinceramente, se non vinciamo le coppe, non vinciamo gli scudetti, ma chi se ne frega. Stiamo molto attenti, perché poi alla fine poi indietro tornare è difficile ed è complicato. Volevi dire qualcosa, Cristiano? No. Salutare, ringraziare e augurare il meglio per tutti. Io volevo... Mi auguro
Vai, Lucio. Anzi, io e Cristiano ci auguriamo di avere la stessa fortuna di Flavio, perché anche noi con la nostra Punto Olimpia abbiamo incominciato a quella che è stato il seguito di Radio Peter Flower, ovvero Radio Milan Inter. Vedi? Un collegamento, cioè. Sì, però non avevamo più 20 anni come però abbiamo la saggezza, quindi già questo secondo me è controbilancia. Signori, un grazie di cuore a te Luciano Pizzi, buonasera Luciano. Grazie a te direttore, grazie a Flavio, grazie a tutti gli ragazzi, a tutti gli ascoltatori soprattutto. Un grazie a te Cristiano Garbin. Grazie a voi, grazie Flavio per la risposta. Giuseppe Pep Malaguti, grazie da Padova. Grazie a voi, grazie Flavio, a presto. Luca Cipriani, è stato un piacere come sempre, grazie a te per la tua presenza. Buonasera a tutti, un abbraccio a Flavio. Gab, col tuo bel cappuccio da Beato Paolo, grazie ancora per la tua collaborazione. Grazie a voi, a presto. Fatemi salutare ancora Flavio, ci risentiremo, speriamo, quando sarà possibile, per vedere se siamo ripartiti bene, come siamo ripartiti, eccetera, eccetera, eccetera. Buone cose a tutti, grazie ancora, shalom.